È proprio vero che i super action seconda serie vecchi suonano meglio dei Selmer super action seconda serie nuovi? Vediamolo in questo video. Ciao, sono Maurizio, oggi metterò a paragone un super action seconda serie vecchio contro un super action seconda serie nuovo. La prima cosa che ti chiedo però è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra con scritto iscriviti. È molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. C'è da dire che i super action seconda serie hanno una produzione veramente, veramente lunga. I primi sono stati prodotti nel 1986, la produzione è andata avanti per tutti gli anni 90, per tutti gli anni 2000 e ancora oggi sono prodotti Selmer super action seconda serie modello Jubilee. Allora, oggi metterò a paragone due sax tenori, un sax tenore super action seconda serie del 1990, matricola 443.000 circa, e un super action seconda serie invece modello Jubilee del 2013. Allora, innanzitutto andiamo a vedere le differenze estetiche che si possono riscontrare in questi due strumenti, a parte gli evidenti segni del tempo. Però insomma ci sono alcune accortezze tecniche che si notano proprio a prima vista. Allora, per esempio, nella parte bassa dello strumento la chiave Mi bemolle Do ha due colonnine per quanto riguarda il Super Action del 90, mentre per il Super Action del 2013 abbiamo una colonnina unica, ad esempio. Oppure tutte quelle bellissime incisioni che ha il Super Action Jubilee rispetto al Super Action invece del 1990 che non ha incisioni. E poi anche il Kiver ha un meccanismo dell'ottava leggermente diverso, soprattutto nell'attacco del portavoce sul Kiver. Il video di oggi ha lo scopo di vedere se realmente i sax Selmer Super Action degli anni 90 suonano realmente meglio dei Super Action degli anni 2000, ossia a distanza di più di 20 anni. Questa produzione così lunga e così longeva ha avuto senso? Cioè, sono rimasti di quella qualità? Oppure magari con l'arrivo dei Reference 54, Reference 36 e via dicendo, modelli nuovi, serie 3 e adesso anche il Supreme? Questi super action seconda serie, che una volta erano il top di gamma della Selmer, cominciano ad essere messi in una categoria che non è proprio top di gamma perché vanno su un prezzo che poi ci sono degli strumenti con dei prezzi superiori. Ma la qualità produttiva, la qualità sonora di un super action del 90 è la stessa di un super action del 2013. Farò qualche suono fermo, andando magari sul do basso, do centrale, do acuto e do sovracuto, così per testare anche la flessibilità sui sovracuti. Poi magari suonerò una scala, magari una scala di do maggiore sul primo, una scala di do maggiore sul secondo, e poi magari suonerò un brano soft, come per esempio Careless Whisper, e poi magari un brano invece rock un pochino più spinto, come magari l'assolo di Money. E vediamo un po' se c'è una effettiva differenza di suono oppure se tutto quello che si dice è una cosa di mito. Quindi andiamo a fare la prima cosa, la nota lunga. Adesso andiamo a fare la scala di Do maggiore.
Bene, ora l'assolo di Careless Whisper. Ed ora l'assolo di Money. Allora, quali sono state le mie impressioni paragonando questi due sassofoni? Allora, innanzitutto due bellissimi sassofoni, molto molto belli. Mi piace la sensazione sotto le dita del Super Action seconda serie Jubilee, bellissime anche le incisioni floreali, tutti quei motivi molto belli che visivamente danno un impatto giusto anche per suonare bene, secondo me, perché l'estetica vuole la sua parte. E l'ho trovato anche buono, per esempio su Careless Whisper l'ho trovato un pochino più vellutato e un pochino più stabile. Per quanto riguarda invece il Super Action seconda serie del 90, l'ho trovato un pochino più aperto e l'ho trovato un pochino più spontaneo sui sopracudi e più adatto per esempio per fare l'assolo di Money, per esempio per prendere il sol diesis sopracudo con il growl, mi è uscito subito sulla seconda serie del 90, sul seconda serie del 2013 ho faticato un pochino per farlo uscire, quindi uno strumento comunque nuovo da sciogliere, anche se questo strumento ha 8-9 anni insomma a questo punto. Però ecco, queste sono state le mie impressioni e fammi sapere cosa ne pensi tu nei commenti. Tu cosa ne pensi? Che cosa hai notato di differente? Calcola che uno strumento del 1990 che adesso ha 32 anni avrà un bel po' più di chilometri sotto le scarpe rispetto a un sassofono del 2013
che è apparentemente veramente veramente nuovo. Magari quest'altro sassofono è un sassofono invece che deve essere un pochino aperto, un pochino più suonato. Ma come li hai sentiti i suoni? Li hai sentiti uguali? Hai sentito grandi differenze a livello di timbro? Se magari per fare alcune cose più soft hai preferito uno, invece magari per fare cose più grintose hai preferito un altro? Fammelo sapere nei commenti. Ti metto anche il link per scaricare l'assolo di Careless Whisper e l'assolo di Money dei Pink Floyd. Se ti piace questo approccio scientifico allo studio del sax, dove nessuna cosa è lasciata al caso, ma ogni singolo elemento va a formare un mattoncino nel tuo suonare bene il sax, allora clicca il link in descrizione, studia con me, clicca qui, si aprirà un form, metterai il tuo nome, la tua email, un breve messaggio, io ti ricontatterò e potremo fissare un appuntamento dal vivo se siamo vicini, mentre se siamo lontani anche su Skype. Oppure chiamami o WhatsAppami al 331-2630-188. Ti ricordo i miei social, Maurizio Leone Sax, Facebook, Maurizio Leone Sax col trattino basso, Instagram, la mia email, maurizioleonesax@gmail.com, il mio sito internet www.maurizioleonesax.com. E allora un caro saluto, arrivederci al prossimo video, ciao!